Domenica 7 giugno 1984, penultima giornata del campionato di Serie B. L'Italia calcistica è incollata alle radioline. C'è tutto il calcio minuto per minuto. Ora Paliari con le braccia, Giulli consulta il cronometro, consulta anche a vista i propri guardalinee. E in questo momento fischia la fine. Cremonese in Serie A. Cremonese, leggenda e realtà. Documentario sonoro di Ezio Luzzi. Serie A, un sogno inseguito per 54 anni dal tempo dei pionieri del calcio cremonese, una promozione voluta e sofferta soprattutto dal presidente Domenico Luzzara. Questa meravigliosa avventura che stiamo vivendo, erano anni e anni che si aspettava e che non arrivava mai. Ecco, e questo traguardo immagino, presidente, lei vorrà così dedicarlo a qualcuno in particolare? Prima di tutto mio figlio, poi alla cittadinanza di Cremona e a questa città, perché io il presidente di un'altra città non lo farei nemmeno, per nessun motivo, insomma, ecco, solo perché mio figlio era direi il più tifoso, il più acceso sostenitore della sua città e della sua Cremona come squadra. Un successo legato ad un caro ricordo e alla cittadinanza. A proposito, signor sindaco Zaffanella, cosa significa per una città come Cremona entrare nella Serie A del calcio? Non c'è dubbio che il nome di Cremona diventi molto più popolare e più conosciuto di quanto non lo era prima. Prima si accomunava Cremona a Stradivari, ai violini. Adesso quando si esce dalle nostre mura e quando si sente il nome di Cremona, dicono è la squadra promossa in Serie A. Ma un altro aspetto è importante, è che molti giovani, attraverso questo successo della squadra di calcio, si interessano di sport, partecipano alla vita sportiva della città, partecipano quindi alle vicende cittadine, e questo non è poco in un'epoca nella quale i giovani sono spesso attratti da altri interessi che non sono da perseguire. Parlo dei pericoli soprattutto che sono vicini a molti giovani, come l'uso delle sostanze stupefacenti, come il ricorso alla violenza pubblica, privata. Nella Serie A ci ha sempre creduto con grande fermezza il vicepresidente Giuseppe Miglioli. È stato un lavoro di equipe, un lavoro fatto con calma, senza fare i passi più lunghi della gamba, e direi che abbiamo coronato un sogno che altre città più vaste, con più pubblico, con stadio più grande, non ci sono arrivati. Noi abbiamo portato dei ragazzi di Cremona e abbiamo creduto nell'uomo, che è la cosa più importante. I risultati sono venuti di conseguenza, dando loro un valore umano che in altri posti non hanno. Il futuro della Cremonese come sarà a tuo giudizio? Ma il futuro della Cremonese, conoscendo bene il mio presidente, dico che dobbiamo prima cosa partire con una mentalità che siamo una delle 7-8 squadre che può retrocedere. E se parti con l'umiltà, io credo che puoi mettere delle basi anche per rimanerci. Ecco, questa è la società di Serie A, la Cremonese, che ha lo stadio più piccolo d'Italia. Sono preoccupato perché dovremmo ospitare delle squadre che avranno dei seguiti senz'altro meno malleabili che neanche le squadre di Serie B. Dovrà pensarsi bene il comune, dovrà pensarsi bene la prefettura, il questore, dovrà pensarsi la forza pubblica, perché saranno loro ad andare in difficoltà, anche se noi dirigenti avremo paura a vederti arrivare un Zico Cremona e trovarti magari con 15.000 persone fuori dallo stadio. Torniamo al sindaco Renzo Zaffanella. In base a quanto ha detto Miglioli, quali sono i problemi più urgenti da risolvere? I problemi del traffico, i problemi della vigilanza, i problemi dei posteggi delle macchine, oltre al problema di una maggiore capienza e organizzazione dello stadio e dei servizi che attorno allo stadio devono essere garantiti. Non sono problemi da poco, e questo certamente impegnerà la nostra amministrazione, che farà tutto il possibile, come ha fatto in questi anni, per dare una risposta positiva appunto a questi problemi. Ed eccoli i protagonisti di questa avventura, i giocatori che sul campo si sono battuti con grande accanimento, tutti insieme dai titolari alle riserve, formando un vero blocco granitico. Ascoltiamoli, cominciando da Bencina, il cervello della squadra. Diciamo che la continuità è stata la nostra vera forza, ecco, perché è da 2 anni praticamente che siamo sempre lì, siamo sempre nelle prime posizioni a lottare.
e penso che non sia molto facile per nessuna squadra a nessun livello, diciamo, riuscire a fare quello che ha fatto questa squadra, questo gruppo in questi 2 anni. Fulvio Bonomi, cosa pensi del presidente? Ma è una persona veramente eccezionale, da come la conosco io, sia sotto il lato umano che come appunto il presidente. Drago, il fedelissimo, sempre presente fra i pali. Qual è stata la squadra che ti ha messo maggiormente in difficoltà? Ma penso che forse sia stata, non so, la Triestina in casa, o non so, mettiamo l'attacco del Pescara in quel momento che andava bene, insomma. La tua difesa è solida, ti senti tranquillo avendo davanti questi compagni di squadra? Sì, molto bene. Viganò, dopo gli spareggi perduti lo scorso anno, cosa è cambiato nella Cremonese che vi ha portato alla promozione? È stata consapevolezza di avere una certa forza tutto l'anno del campionato, ed è cambiato forse di saper amministrarsi di più, di essere consapevole della propria forza. Montorfano, un veterano, 9 anni alla Cremonese. Che cosa significa per la squadra questa promozione in Serie A? È un premio che viene così a esaltare questa giovane squadra che penso abbia meritato sul campo questo risultato che ormai è ambito. Mazzoni, la Cremonese è stata la squadra più forte del campionato? Più forte, non direi, forse più spettacolare. Ed ecco il centravanti Nicoletti che dopo la sfortunata parentesi di Como si è rilanciato con la Cremonese. Qual è il gol che ricordi con maggior piacere? Sicuramente quello che ho fatto in casa con la Cavese, che è risultato un gol decisivo alla prima giornata di ritorno. Abbiamo vinto 1-0, è stato anche un bel gol, credo. Ti sei trovato bene vicino a Vialli? Sì. Ma, giocare vicino a lui è facilissimo. Credo veramente che ci si trovi di fronte a un grosso campione, proprio perché può fare benissimo la punta, ma anche la mezza punta, si sacrifica, lotta, recupera un sacco di palloni. Ed eccolo Vialli, il gioiello del vivaio cremonese. Qual è stato il momento determinante per questa promozione della tua squadra? Ma diciamo che il momento determinante è venuto, penso, dopo le 2 sconfitte consecutive, una in casa col Pescara e una a Bergamo. Tutti lì ci davano già per spacciati, invece noi abbiamo saputo reagire e abbiamo così dimostrato che la Serie A era a nostra portata, anche nonostante questi attimi così di rilassamento che avevano rimesso tutto in gioco. Comunque la Cremonese è in Serie A e tu te ne vai, destinazione Sampdoria. Rammarico? Ma sì, senz'altro andare via dispiace, però visto che si va via per migliorare la propria carriera, la propria posizione di lavoro, direi che così l'emigrare è molto ben accettato. Galbagini, tanto hai dato alla Cremonese, ma cosa devi tu alla Cremonese? Ma cosa devo? Devo tutto alla Cremonese, perché io sono nato qua, sono cresciuto qua, mi hanno allevato, vanno sia calcisticamente che sul piano umano, specialmente mondonico, mi hanno tirato su, ecco, devo tutto alla Cremonese. Luciano Ciasini, 15 anni in grigio-rosso, prima come giocatore, ora come allenatore in seconda. La Serie A è anche merito suo. Penso che è stata un'annata entusiasmante, bellissima, non un miracolo, ma è stata un'annata bella per i valori che la società, la città e i giocatori hanno espresso, quindi è estremamente meritato. La squadra è arrivata in Serie A, si sente promosso anche il medico? Guardi, io sono un cremasco, sono arrivato qua 9 anni fa, pensavo, ero il terzo medico, pensavo di fare sempre la C. L'anno della B, la prima volta, la retrocessione, mi ha lasciato un po' d'amaro. 3 anni fa sarei riuscito ad andare in B, adesso è il sogno, non plus ultra per me, arrivare in Serie A. Rigamonti, portiere di riserva, come hai visto il campionato dalla panchina? Direi che è stato un campionato, direi, ottimo sotto tutti i punti di vista. L'unica roba, dicevo così, che c'è da recriminare un po', qualche punto perso un po' banalmente, ma tutto sommato penso che la classifica della Cremonese sia abbastanza livellata. Galvani, come sarà la Serie A per la Cremonese? Un bel campionato, penso, dato che c'è qualcuno che dice che è il miglior campionato del mondo e quindi, sai, partecipare a una così grande manifestazione è sempre un bel onore, una bella soddisfazione. Finardi, 10 anni nella Cremonese, qual è stato il momento decisivo per la promozione? Ma diciamo che ci abbiamo creduto subito dall'inizio, cioè abbiamo creduto nella nostra forza, diciamo, abbiamo sempre fatto un cammino regolare, abbiamo avuto una parentesi negativa a febbraio, però insomma abbiamo creduto nella nostra forza. Palano, cos'è per voi il vicepresidente Miglioli? È un padre, un fratello maggiore e uno zio, qualunque problema uno ha
di qualsiasi tipo può rivolgersi a lui, che se può risolverlo si fa in quattro. Garzilli, come vi comporterete in Serie A? Io sono convinto che se resta sto blocco, soprattutto se resta il mister Mondonico, beh, possiamo toglierci delle soddisfazioni anche in Serie A. Dalla Monica, che ambiente hai trovato a Cremona? Finalmente credo di aver trovato un ambiente giusto, sia a livello societario, di pubblico, e poi è un gruppo di giocatori che stanno così bene insieme, forse perché stanno anche da parecchio tempo insieme. Io mi sono trovato benissimo. A proposito di ambiente, il pubblico vi ha sostenuto? Lo chiediamo a Bruno. Sì, beh, direi di sì, soprattutto nelle partite in casa il pubblico è sempre venuto molto numeroso alle partite, ci ha dato un buon apporto così per la buona riuscita di questa squadra a fare il salto di categoria. Zuccheri, come ti... C'è stato un campionato bello dal punto di vista calcistico, dal punto di vista dello spettacolo e anche dell'agonismo. Ci ha visto i protagonisti fin dall'inizio, di conseguenza che questa, penso che questa posizione sia meritata. Di Curzio, tribuna e posizione. Sono stati gli uomini determinanti per la promozione a tuo giudizio? Bencina, Nicoletti, anche se l'inizio non era visto molto bene, essendo andato via Frutti, che sentivo in giro che tutti lo rimpiangevano, cioè questi due principalmente. Don Gianni è il padre spirituale della Cremonese. Lei crede di avere contribuito in qualche modo alla promozione della squadra? Io credo proprio di no. Indirettamente a mantenere quel clima di familiarità che c'è fra gli atleti, i dirigenti e gli addetti ai lavori, perché una delle cose penso che abbiano avvertito i forestieri è aver notato un clima di familiarità proprio nell'interno, nei rapporti fra i vari componenti. Questo penso è una cosa molto bella. Paolinelli, cosa pensi di mister Mondonico? Ma il mister è uno di noi, è un ragazzo come noi, ha instaurato un rapporto bellissimo con noi e penso che molte volte quando ci siamo trovati in difficoltà questo sia stato una delle armi vincenti. Era uno di loro, Emiliano Mondonico, che prima di sedere in panchina è stato giocatore di vaglia e per lunghi anni ha vestito la casacca grigio-rossa. Li ha guidati con talento e con mano sicura. Mondonico, come gioca la Cremonese che ha fatto incantare l'Italia del pallone? Ma soprattutto gioca per divertirsi, gioca con un certo entusiasmo perché applichiamo degli schemi abbastanza simpatici che invogliano un po' tutti a tenere palla, a giocare palla e tutti si sentono protagonisti. Certamente non c'è nessuno nel gioco della Cremonese che si senta al di fuori dal gioco, tutti partecipano, perciò questo penso che sia una delle caratteristiche migliori per creare entusiasmo. Qual è stato il momento determinante del campionato per la Cremonese? Ma penso che il momento determinante non abbia mai cessato di essere dagli spareggi dell'anno scorso. Noi questo campionato non l'abbiamo mai finito, noi abbiamo continuato il discorso interrotto per tanti motivi all'Olimpico e forse questo riuscire a portare avanti certe considerazioni ha fatto sì che la Cremonese si ritrovasse subito a un determinato livello e con l'acquisizione di una sempre più efficace condizione fisica il suo gioco risultasse spumeggiante come lo è stato l'anno scorso. Alla promozione ha contribuito l'esperienza del direttore sportivo Cecco Lamberti, arrivato a Cremona per sostituire Morselli, dimissionario prima ancora degli spareggi di Roma. Che situazione trovasti? Ma la situazione non era poi tanto drammatica, c'era un po' di sconforto, ovviamente era anche naturale che ci fosse, però devo dire che passato un po' lo sconforto, all'ambiente ha reagito molto bene, dal presidente, dal Miglioli, a Mondonico, i giocatori e soprattutto ai tifosi, ecco, hanno avuto fiducia subito in questa squadra, hanno cominciato il loro ritiro con entusiasmo e siamo qua a parlare. Ecco, tu personalmente qual è la prima mossa che hai fatto? Ma la prima mossa è stata quella con i giocatori, ho preso atto della situazione lì che c'era, ho preso atto dei giocatori che Mondonico pensava di non riconfermare, quelli di ingaggiare e di trovare. È chiaro che in 7-8 giorni era una cosa un po', diciamo, troppo affrettata. Comunque si vede che anche la fortuna delle volte dà una mano anche a dispetto della programmazione. Adesso la squadra è in Serie A e tu vai via. Vado via, non è dire che si va via per dei motivi, torno a casa, ecco, non è che vada via, torno a casa, insomma c'è del rammarico e c'è anche della malinconia che è da parte mia, poi la metto da parte quando devo operare
è la mia città. Lamberti lascia il posto al più giovane dei direttori sportivi, Erminio Favalli, che è di Cremona e che è tornato a Cremona per dare continuità a un sogno diventato realtà. Sono stato fortunato di venire a Cremona, penso in un momento molto bello dove le cose stanno andando bene. Io spero di dare quella continuità finché è possibile a questo bel giocattolo che hanno potuto costruire Luzzara e i suoi collaboratori, specialmente Mondonico. La Serie A è un sogno che si realizza comunque, Favalli. Ecco, quando eri ragazzino su e guardavi dalle tribune, pensavi che la Cremonese un giorno sarebbe riuscita? Ma a essere sincero non ci ho mai molto creduto, perché noi siamo sempre state una cittadina provinciale molto piccola, non si è mai pensato che una provinciale così, diciamo, piccola possa andare a giocare contro i mostri sacri della Serie A. Ecco, questa è una cosa che penso che era solamente un sogno, e come certe volte i sogni possono diventare delle realtà. È stato un successo anche della tifoseria, che ha sostenuto la squadra in maniera encomiabile. La parola al presidente di tutti i clubs, Berto Pagliari. Speriamo che tutta la città, compresa questura, amministrazione provinciale, tutti quegli enti lì siano pronti ad accettare la Serie A come va accettata. Insomma, la Serie A dovrebbe essere una cosa meravigliosa. Spero che i tifosi da me organizzati si comportino dal nome che hanno. Insomma, Cremona è città tranquilla, città seria, città buona se vogliamo, e che si mantengano a questo livello. Unico in Italia, a Cremona c'è un club formato esclusivamente da donne, guidate dalla signorina Vanna Cesura. Perché solo donne? Perché dopo tanti anni che vado allo stadio, io ho visto che le donne frequentano sempre di più lo stadio. Lasciarle da sole non hanno il coraggio di agitarsi e di urlare. Allora ci siamo messe tutte insieme e veramente siamo un grosso gruppo, perché io ho più di 200 iscritte attualmente, e quando siamo tutte in massa allo stadio vi garantisco che è una cosa veramente eccezionale. E poi tutte insieme abbiamo pensato di fare anche un club di bimbi. Infatti esiste un club dei cuccioli grigiorosi, che anche loro sono 200, e naturalmente sarebbero i nostri pargoletti. Siamo noi fedelissime che li seguiamo, perché da soli non riescono a fare quello che vorrebbero fare. Dai cuccioli ai veterani, dai tifosi di oggi e di domani a quelli che hanno fatto la storia della Cremonese. Una storia che è un misto di leggenda e di amore, di volontà e di coraggio, sotto le insegne del Torrazzo e di Giovanni Baldesio, Zanen della Bala, simbolo di Cremona, entrato nella storia con il suo forte braccio fin dal secolo XI per avere salvato la città, liberandola dal tributo della Palla d'Oro che ogni anno pagava a Cesare. Il simbolo del pallone a Cremona comincia invece a circolare intorno al 1930, quando un gruppo di aderenti alla Società del Litro, sorta l'anno prima con scopi eloquenti di organizzare feste da ballo e gite in bicicletta, si distacca per fondare l'Unione Sportiva Cremonese. Debbono passare comunque ancora alcuni anni prima che venga formata una vera squadra di calcio, che debutta, è il 1912, nel torneo cittadino, e l'anno successivo compie il suo esordio esterno partecipando al torneo di Parma. In quella squadra muove i primi passi Poli, che ora ha 83 anni, i cui ricordi, un po' sbiaditi, rappresentano comunque la testimonianza di un pioniere del calcio cremonese. Ero dei boys. Che tipo di società era? Familiare quasi, perché eravamo tutti attaccati anche alla società. E dai dirigenti chi ricorda? Prima di tutto Gabi, poi c'era un certo Mignotti, Boggi, Castellani e poi Gaetani, un tifoso che e Gazzola. Pensi che aveva fatto un torneo di 10 squadre, tutte qui, torneo in Piazza Castello. Tutte le domeniche si assorbiva le 5 partite fermo con l'ombrellino del sole. Giocavano solo al calcio o facevano altre cose? No, c'era un po' di ciclismo, ma perché avevamo fatto la pista attorno al campo. E la prima vera squadra di calcio quando sorse? Quando ha vinto la promozione, facevano le partite col Crema, poi si sono iscritti al campionato. E in porta giocava Zini, sì, era un bel portiere davvero. Nel 1914 la Cremonese, finalmente iscritta a un campionato regolare, affronta a Milano l'Ausonia Pro Gorla nella partita decisiva per il passaggio alla serie superiore, che conquista vincendo l'incontro per 1-0 grazie a un gol di Defendi e alle strepitose parate di Giovanni Zini,
Bellini, alla fine portato in trionfo dai numerosi tifosi che avevano seguito la squadra a Milano in bicicletta. Non c'è tempo per gioire, il campionato non viene portato a compimento, la guerra sospende ogni attività, è il 1915. Mormorava calma e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Nel 1918 si ricomincia, ma i soci della Cremonese sono dispersi. Il portiere Zini è caduto in guerra ed è a lui, al suo ricordo, che viene intitolato il nuovo campo situato dietro l'officina del gas, in sostituzione del vecchio San Rocco di Porta Romana, dove la squadra aveva mosso i primi passi. È sul terreno dello Zini che comincia l'età d'oro della Cremonese, che nel 1925, presieduta da papà Gabbi e guidata in panchina dall'ungherese Eugenio Paier, ottiene la promozione nella prima divisione, la Serie A di oggi, e disputa uno strepitoso campionato, giungendo alle spalle della Juventus, che aveva in formazione giocatori famosi come Combi e Rosetta. Ricordiamola quella squadra, entrata nella leggenda, composta da Cassanelli, Ravani II, Wilhelm, Bodini, Ercole, Jetzmann, Ravani I, Manfredi, Puerari, Compiani, Tansini e ovviamente Poli, al quale abbiamo chiesto che tipo di giocatore fosse. Avanti, ala. Segnava molti gol. Ecco, ne ho fatti tanti davvero. Guardi se c'era la classifica dei canonieri. Il campionato più bello qual è stato, che le ricorda? 25-26. Giocavate in Serie A? Sì. Sì. Noi siamo stati primi anche, in un momento. Poi è scappato Bodini, addio. E perché è scappato Bodini? È scappato per andare a giocare in un'altra squadra, lui voleva, e difatti dopo è andato a Genova. Ma perché uno poteva, a quei tempi lì, poteva andare, scappare, fare come voleva, giocare in una squadra? Sì, non c'era nessun... Lui è andato via, è andato là, ha giocato là. Ma questo Bodini era forte? Lui giocava in un posto, che l'aveva scelto lui, a metà tra la difesa nostra e davanti loro, in mezzo, in modo che lui prendeva i suoi palloni, non c'era nessuno, appoggiava bene, ecco, stando dietro, mandava proprio i palloni dove dovevano andare. Quanto prendevate voi per giocare? Tanto per partita, quando cioè? Si perdeva niente. 250 lire, 300 quando... Beh, a quei tempi già era una bella cifra, sì, no? Perché a quei tempi lì un impiegato del nostro credito commerciale ne prendeva 350. Quindi voi 300 in una sola partita? In una partita era già qualche cosa. Eravate già considerati. E la gente come vi vedeva, come vi considerava? Era entusiasta, Ancora adesso qualcheduno mi ricorda ancora. Al termine del campionato 1929-30, la Cremonese retrocede dalla Serie A, che per la prima volta si svolge a girone unico. Per tornarvi, Cremona e la Cremonese hanno dovuto attendere oltre mezzo secolo, addirittura 54 anni, passando attraverso vicende tristi e liete, dolorose e rocambolesche, cadenzate da una nuova guerra che semina lutti e distruzioni. Durante la guerra, comunque, esattamente nel 1942, che la Cremonese, che era finita in Serie C, riconquista la Serie B con Bonera presidente e Bonizzoni allenatore, come ricorda Giorgio Groppali, all'epoca segretario della società. La società era ben diversa, era una società di pochissime persone, di conduzione familiare, non certo conduzione manageriale come adesso. Dove io ero segretario, c'era Bonizzoni allenatore e la squadra facciamo io e Bonizzoni. Alla sera, venerdì, sabato si parlava, era proprio una conduzione così, familiarissima. C'era Mari, c'era
c'erano dei gran giocatori. Ed eccolo Mari, giocatore di grande talento, più volte nazionale e pilastro eccezionale per la vigorosa ripresa del calcio cremonese del dopoguerra, allorché nella stagione 1945-46 manca per un soffio la promozione in A, perduta nello spareggio con l'Alessandria, vero Mari? Un po' quello che è successo, diciamo, l'anno scorso la Cremonese, ecco, sì. quella di adesso. Come finì la partita? Lì era una partita andata e ritorno, ricordo di aver perso 1-0 ad Alessandria e aver fatto 0-0 qua 1-1, adesso non è che lo ricordi bene. So che il gol che ci ha portato la sconfitta che abbiamo subito ad Alessandria, e questa è una grande verità, perché c'è stato un temporale, lei sa che l'area di rigore era segnata con della calce, la calce d'estate rimane dura, piovendo si è bagnato il terreno ma la calce è rimasta dura, un cross dell'ala, e questo è l'avvenimento, ha picchiato sul duro del cemento, è andato in porta, ha fatto gol, insomma, abbiamo perso là, insomma. Che ricordi ha di quella Cremonese? Ma guardi, i ricordi sono ottimi, perché lei quando comincia all'inizio di una carriera si trova giovanissimo fra i titolari, dove c'erano dei giocatori veramente molto validi, a cominciare dal Barsanti, l'Arcare Quarto, Cadregare, tutti i giocatori di Serie A, ecco, adesso Olmi, ho giocato con Olmi, dunque è un ottimo ricordo questo. Poi la fortuna ha voluto che ho sempre giocato e mi sono sempre trovato in famiglia, diciamo. Ecco. 2 anni dopo, ecco alla ribalta Pasquale Vivolo, altro giocatore di grande talento, autentico virtuoso del pallone che, come Mari e tanti altri cremonesi, vestirà la maglia azzurra. Vivolo non ha voluto parlare di sé e allora abbiamo chiesto a Mari di parlarci di Vivolo. Ma guardi, Vivolo è stato, direi, è un grande giocatore. E purtroppo era sensibilissimo, tutti dicevano che era uno che si divertiva, io che ci dormivo assieme, anzi siamo diventati talmente amici che ancora adesso siamo come fratelli, e le dirò che Vivolo sentiva molto la partita, quando sapeva di giocare allora per 3-4 giorni lui non riusciva a dormire, se gli dicevano all'ultimo momento gioca, faceva sempre la grande partita. Ed era un ragazzo molto serio che abbiamo detto tutti che era uno che si divertiva. Con Mari e Vivolo che lasciano Cremona per seguire i loro destini, il calcio cremonese scivola fra i semiprofessionisti e sono stagioni grigie, come ricorda Franzini, poi colonna del Genova e della Lazio. Beh, io ho cominciato nel settore giovanile, come diciamo di prassi tutti i ragazzi, nel 53-54, fino a poi che nel 56 ho cominciato a essere titolare. E ho fatto la Serie C a girone unico, era allora in quel periodo, insomma. Allora la Cremonese non era una squadra di grosse pretese, insomma, già rimanere in Serie C era un buon risultato, e si giocava quasi tutti i cremonesi, i giocatori venivano tutti dal vivaio, non si andava a comprare giocatori fuori, tutti locali. Ricorda i nomi? Sì, vari, posso dire, Della Frera, che è stato anche un valido giocatore in Serie A, i Miglioli, quello dell'Inter, poi i Bicicli, Monteverdi, Di Cremona, Bodini, Zeglioli, Ghisolfi, insomma tutti cremonesi questi di quel periodo. Quando giocava lei c'era anche Losi? Io giocavo nel settore giovanile, Losi era già in prima squadra, poi Losi è andato a Roma, sì. E ci siamo incontrati a Roma con Zaglio, Loiodice, Alloni, che erano tutti ex cremonesi. Ma Losi giocava già in prima squadra, che aveva qualche anno più di me, era un giocatore acrobata, diciamo, più che era lo chiamavano una palla di gomma. L'elemento che mi ricordo a Roma in special modo era una colonna e una bandiera, era un generoso, dava tutto. La Cremonese continua comunque a sfornare campioni, fra questi Erminio Favalli, tornato ora in veste di direttore sportivo. Io sono nato a 200 metri dallo stadio, all'età di 9 anni io cominciavo a salire e scendere la tribuna perché dovevo vendere le bibite per guadagnarmi quelle poche spicce che mi occorrevano, e con questo potevo vedere la Cremonese già dall'età di 9 anni, e penso che sia uno che posso dire di aver visto molte, ma molte partite di grigio rosso. Ogni ragazzo aveva il suo idolo, io uno che è rimasto nel cuore, che magari che poi non ha fatto molta strada, era un centroavanti che si chiamava Magnavac, che era un centroavanti che aveva un grande tiro e diciamo una bomba, ecco. Che io poi dopo sono nato proprio dai pulcini della Cremonese,
Ho cominciato all'età di 12 anni a frequentare le file grigiorosse e ho avuto anche la fortuna, perché sono stato uno, penso, dei più giovani grigiorossi che abbia esordito nella squadra all'età di 16 anni. Nei campionati ne ho giocati 3, perché poi dopo mi vendettero all'Inter e penso che sia stato anche un affare. Sforna addirittura un campione del mondo, Antonio Cabrini. Quanti ricordi, Antonio? Ma ricordi, penso, i più belli. In un inizio di carriera, soprattutto una città, la mia città, e quindi giocare nella squadra della tua città fa sempre piacere. Soprattutto non ero a grosso livello, ero in Serie C, comunque mi sono preso grandissime soddisfazioni anche sotto quel punto di vista, anche se non ero ad altissimi livelli. Senti, ovviamente per te è una gioia, però il prossimo anno, quando la incontrerai, che cosa accadrà? Beh, cosa accadrà? Io, anche se sono degli ottimi ricordi, penso che l'importante è continuare sulla propria strada. E poi lui, Emiliano Mondonico, giocatore delizioso quanto estroso, che doveva scoprirsi allenatore per riportare la Cremonese in Serie A. Ma da calciatore Mondonico non ebbe fortuna. Sì, è chiaro che mi mancò sempre un certo pizzico di preparazione fisica che solo le squadre a un certo livello ti possono dare. Cominciare con la Cremonese, il primo anno fu abbastanza grave, perché retrocedemmo in serie D allora, però l'anno dopo vincemmo la grande, il girone di quarta serie. Io fui abbastanza protagonista, perché realizzai penso 20 o 22 gol, e da allora mi acquistò il Torino. Ecco che iniziò un po' la mia, così quasi a sorpresa, la mia ascesa nel grande calcio. Purtroppo il fisico non certamente all'altezza di quei momenti, e anche, diciamo, un certo tipo di maturità non favorirono in pieno il mio inserimento in un certo calcio. Comunque furono 3-4 anni vissuti molto molto intensamente a un certo livello, e poi preferii tranquillamente tornare a Cremona, non lasciandomi magari abbagliare da lusinghe più o meno valide. Preferito tornare a casa mia, dove ero sicuro che, oltre a determinate qualità, sarei stato soprattutto rispettato per il mio carattere, per quello che ero, per la mia mentalità. Dicono che tu sia il figlio del presidente Luzzara, figlio in modo affettuoso ovviamente. Ma è chiaro che col presidente c'è un certo tipo di rapporto. Diciamo che Luzzara è stato uno dei pochi, quando sono stato in difficoltà sotto il lato calcistico, a darmi fiducia. Di questo gli sarò sempre riconoscente. Che poi noi ci leghi qualcos'altro, perché appunto io ho conosciuto Luzzara quando lui non era presidente della Cremonese, ma era un signore tranquillo con un figlio che andava a scuola, che era un mio compagno di banco. Allora questo può esulare un po' da un discorso calcistico, però è chiaro che in Luzzara vedo qualcosa di diverso, che non il presidente, che non chi ti paga, ma vedo così una persona nella quale ho la massima fiducia. Questo penso che sia la base del nostro rapporto. E i dirigenti della Cremonese, prima dell'avvento di Luzzara, come si comportarono? Vorremmo che ce ne parlasse Eugenio Bergonzi, che ha sempre vissuto da vicino le vicissitudini della società e anche della squadra di cui nel 68-69 è stato allenatore. Per me è impossibile ricordarli tutti, e desidero proprio non far nessun nome per rispettarli tutti, apprezzarli tutti. Ecco, posso dire che non sempre ci siamo trovati con delle persone all'altezza di determinate situazioni, ma però posso confermare che ho avuto a che fare, ho conosciuto persone sempre piene di entusiasmo per far bene. Le basi per il ritorno in Serie A vengono gettate nella stagione 67-68 con l'avvento alla presidenza di Domenico Luzzara, che entra nel calcio con una volontà precisa. Mi è venuta di riflesso, determinata dalla passione enorme che aveva mio padre, perché giocava nella Cremonese insieme al povero ingegner Barassi e non erano capaci di giocare nessuno dei due, e dalla passione meravigliosa che aveva mio figlio, che bisognava accompagnarlo allo stadio a 4 anni a vedere la Cremonese. Lei si ricorda allora i tempi dei pionieri praticamente della Cremonese? Sì, me li ricordo, perché dico, non, da bambino mi portavano proprio, direi con la forza, ma mi dovevano tenere là, perché guardavo mio padre a giocare, ma non mi piaceva assolutamente. Mio padre giocava stopper e Barassi invece era una specie di libero. Allora non c'era il libero, un centromediano, qualcosa del genere, ma proprio giocatori da poco, però molto bravi come uomini, insomma. Ecco. Sì. Non ha mai avuto l'idea lei di giocare al calcio seguendo le orme del papà?
No, perché era un brocco, quindi era inutile giocarsi, più brocco ancora di loro non ne valeva la pena. Nella vita bisogna fare qualcosa alla quale ci si riesce, altrimenti non conviene. Ecco, lei comunque aveva un hobby, no, Presidente? Faceva l'attore con Tognazzi, mi sembra. Sì, ho fatto anche quello, non è, anche lì ho fatto l'attore, ma quando ho conosciuto Tognazzi, che era veramente un attore, mi sono ritirato subito, perché Tognazzi era bravo. Io anche lì ero proprio una schiappa, come si usava a dire allora. E allora, sentiamo se Ugo Tognazzi ricorda quei tempi. Oh, non ho mai dimenticato la città dove sono nato, non solo per il calcio, ma per tante altre cose, vecchie amicizie, eccetera. Il presidente della Cremonese è un mio amico d'infanzia, di giovinezza. È stato addirittura il mio primo impresario quando io mi agitavo a Cremona, facevo il comico e lui mi portava in giro in provincia, nei teatri di Cremona. Insomma, si può dire che attribuisco un po' a lui il merito della fiducia iniziale, dopodiché dal dilettantismo sono passato al professionismo. Questo può essere anche un augurio che faccio al presidente Luzzara, che ha portato la Cremonese in Serie A, e io mi auguro che ce la faccia rimanere per un bel po' di tempo. Grazie Tognazzi, e torniamo a Luzzara. Che cosa comporta fare il presidente di una società di calcio? Guardi, ci sono delle grosse soddisfazioni, ma ci sono anche, e ci sono state, delle grosse delusioni. Lei pensi che io ho cominciato, era in quarta serie, e venivano sì e no 100 spettatori a vedere la partita. Mi ricordo il primo anno che allora si davano 50.000 lire di rimborso spese alla squadra che veniva. Ho dovuto tirare a mano il portafoglio per dargli 18.000 lire, perché l'incasso è stato di 30.000 lire sì e no, quindi veniva nessuno, ecco, a vedere la partita. Ecco, e adesso invece che effetto le fa vedere questa folla immensa che segue la squadra? Ma vedi, guardi, siccome poi anche da allora siamo saliti e scesi, perché sono il presidente forse che ha avuto più retrocessioni e più promozioni, direi che non speravo di raggiungere un risultato del genere. Naturalmente il gusto viene man mano che si fanno le cose, e adesso che siamo qui desidero arrivare, e poi mi fa anche molto piacere, perché mi sembra che la città mi segua e che abbia soddisfazione di quello che gli stiamo dando, insomma. La scalata a tre tappe, la promozione in Serie C nella stagione 1970-71 con una squadra affidata all'allenatore Tittarota. Quando lei arrivò, dove giocavate? Era in quarta serie, e naturalmente con dei problemi. La volontà del presidente, l'unione di tutti quelli che erano vicini alla società, hanno permesso di iniziare un certo lavoro che poteva poi essere la base per un discorso del futuro. Fortunatamente siamo riusciti subito a salire, e poi naturalmente sono state messe le basi per un lavoro che poteva portare a qualcosa di buono. Lei è stato qui 7 anni, un anno l'ha portata in Serie C, poi sempre Serie C. In B non è mai riuscito a salire. No, siamo arrivati secondi l'anno prima, ma purtroppo allora c'era una promozione sola. L'anno dopo poi è venuto Angeleri, ed è stato l'anno della promozione quando io fortunatamente non ho avuto il rammarico di aver abbandonato la Cremonese, che era andata in B, perché io fortunatamente sono andato ad Atalanta quell'anno e sono andato in A. Quindi abbiamo avuto 2 promozioni ed è stata una cosa veramente bella. Il ritorno in Serie B nella stagione 76-77 con l'allenatore Stefano Angeleri. Abbiamo fatto qualche cosa come 26 partite utili consecutive, e dobbiamo, per me è un campionato irripetibile, anche perché la squadra era buona, ma non direi eccezionale. Eccezionale era secondo me l'ambiente, dove penso che sia tutt'oggi lo stesso ambiente, e i risultati si vedono, un ambiente familiare, un ambiente di amici veramente. Non dimentichiamoci che avevamo un potere che era i primi anni, che era Bodini, che è attualmente all'evento. Quell'anno
ero senza libero e mi è saltato fuori il Prandelli e anche lui fece un'annata eccezionale. Poi un nuovo capitombolo e una nuova promozione con l'allenatore Vincenzi, esonerato l'anno successivo con la squadra sull'orlo della C. Viene scelto a sorpresa Emiliano Mondonico, che si rivela immediatamente un drago della panchina. Conquista 12 punti in 7 partite, salva la squadra dalla retrocessione e l'anno successivo con una tattica d'avanguardia punta deciso alla Serie A. La gente, dapprima scettica, si stringe compatta attorno alla squadra. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia, se lo sfogo alla maestra. E la Cremonese è sempre più grande, lotta da pari con gli squadroni del campionato come il Milan e la Lazio. La Serie A sembra cosa fatta, resta soltanto da superare l'ostacolo varese che viene affrontato nell'ultima giornata. Attenzione, la Cremonese ha pareggiato. Ha pareggiato la Cremonese con il numero 13. Il giocatore che era entrato Reponato è riuscito a battere, portandosi a distanza ravvicinata a Zunico. E pertanto ora la situazione in classifica è la seguente: Cremonese e Catania sono a pari punti. Il pareggio non basta. Il Como che vince a Lecce e il Catania che supera il Perugia raggiungono la Cremonese e la costringono agli spareggi. Dall'Olimpico di Roma la Cremonese esce a testa alta senza subire sconfitte, ma il Catania che segna un gol al Como ottiene la promozione. È un autentico shock, si teme che la squadra subisca un contraccolpo psicologico che non sappia reagire. Invece, quando ricomincia il campionato, come se niente fosse accaduto, la Cremonese riprende a macinare gioco e risultati. L'Italia Sportiva segue la squadra e il suo giovane allenatore con interesse e simpatia. Le radioline scaraventano mitragliate di gol da tutto il calcio minuto per minuto. Attenzione, scusami, è Cremona che si inserisce. La Cremonese è passata in vantaggio con un gran tiro del terzino Montorfano sugli sviluppi di un calcio di punizione. C'è stata una respinta da 25 minuti. Attenzione, gioco, Alfredo, scusami, la Cremonese è in vantaggio 1-0, ha segnato Finardi direttamente su calcio di punizione, la palla comunque dovrebbe essere stata deviata dalla barriera. È il 25esimo, Cremonese 1, Varese 0, a te la linea. Con scusa, Torino, Giobbe, sì, che... raddoppio della Cremonese, ha segnato Bonomi, 2-0 dunque per la Cremonese sul Varese. A te la linea. Attenzione, perfetto. Enrico, scusami, terzo gol della Cremonese è stato realizzato dal giocatore Galbagini, che è entrato in campo appena un istante fa per rilevare un compagno di squadra. Galbagini, che da favorevolissima posizione tira su Drago, mentre proprio in questo istante la Cremonese, questa volta su contropiede, ha pareggiato il conto. Cremonese 1, Campobasso 1, ha realizzato Vialli per la Cremonese. Calcio di punizione in favore. Attenzione, della... Ameri, scusami, la Cremonese è passata in vantaggio, è il 18esimo minuto della ripresa, su azione in contropiede con Bruno, che è entrato in campo con la maglia numero 13. Casagrande per Francis con tiro centrale. Attenzione, Pogliarese, scusami, è Cremona che si inserisce, mancano esattamente 7 minuti alla conclusione, c'è un calcio di rigore a favore della Cremonese che è stato assegnato dall'arbitro Redini. L'arbitro ha subito indicato il dischetto, rete, ha battuto Finardi, è entrato in campo con il numero 14, Finardi. Con questo tiro. Attenzione, Sandro, ha raddoppiato la Cremonese, ha segnato Nicoletti a un minuto dalla conclusione, è entrato in area. Passiamo al rugby con due rapidi flash, Sanson Benetton. Sì, chi è che deve intervenire? Ha pareggiato la Cremonese sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Vialli, palla in rete, è il 33esimo minuto. La gente fa il coro. Si va in Serie A, si va, si va, si va in Serie A. Fino alla partita decisiva col Palermo. Vai, devo intervenire da Cremona, la Cremonese che come sapete insegue da 54 anni il traguardo della promozione in Serie A, lo ha forse già raggiunto con una rete splendida di Bonomi, il numero 8 della formazione grigiorossa, che esattamente al 7° minuto ha portato in vantaggio. Bolisani si sono fatti pericolose. Scusa, devo intervenire da Cremona, c'è un rigore per la Cremonese decretato da Ciulli per un fallo di Paleari su Vialli. Tiro e rete nell'incrocio dei pali alla destra di Paleari e pertanto a 8 minuti dal riposo. Fra le file del... Scusa Ezio, ti devo interrompere da Cremona, la Cremonese è andata sul 3-1 per una disgraziata autorete di Volpecina, numero 2 della formazione palermitana, che intervenendo di testa su un cross radente, Giulli consulta il cronometro, consulta anche a vista i propri guardaline e in questo momento fischia la fine.
Cremonese in Serie A. Tutto un tripudio di vessilli grigiorossi, la folla che si è scaraventata ovviamente pacificamente sul terreno di gioco per festeggiare dopo 54 anni il ritorno della formazione di casa in Serie A. Oggi sono idealmente accanto agli splendidi ragazzi di Mondonico tutti i grandi giocatori che Cremona ha espresso nel passato, dai fratelli Ravani a Gualazzi, da Olmi a Barsanti, da Mari a Vivolo, da Losi a Zaglio, da Favalli a Guarneri, a Franzini a Cabrini, mentre tutta una città che per vocazione e costume ha sempre avvertito più il fascino dei fatti che quello delle parole, festeggia il ritorno nel massimo campionato dopo 54 anni di una squadra che ama e che ha dimostrato di saper rispettare, soprattutto l'anno scorso, quando le accordò la sua totale solidarietà dopo l'amarissimo esito degli spareggi. Lo stesso gruppo di uomini, lo stesso tecnico e quindi lo stesso modulo hanno adesso irresistibilmente centrato il traguardo che 12 mesi fa fu fallito per un soffio, a conferma di quanto giuste fossero state le scelte di partenza e di quanto sano sia l'ambiente, un ambiente che porterà certamente nel panorama di una Serie A ormai intossicata dagli iperprofessionismo e dal divismo il contributo insostituibile a nostro avviso di umanità e di genuinità comportamentale che probabilmente possiamo ormai attenderci solo dalla provincia più evoluta e intelligente. La Cremonese e Cremona ci sembra meritino dunque felicitazioni sincere e l'augurio più schietto di buona navigazione in Serie A. A te, Giobbe. Bene, grazie Ciotti, e passiamo a un altro rocambolesco. Ecco, la nostra storia è finita. Ci corre incontro una folla di campioni, dirigenti illustri, personaggi famosi e meno famosi, che c'è impossibile citare tutti in questa modesta opera, dove tutti comunque sono presenti, animati da una sola fiammante passione, benemeriti di ogni ora, fedeli di ieri e di domani, cremonesi di sempre. Avete ascoltato? Cremonese, leggenda e realtà. Documentario sonoro di Ezio Luzzi, realizzato con la collaborazione di Giorgio Barbieri.